Michael Traini, riminese doc ed ex Sant'Arcangelo, evidentemente sentiva odore di derby. Così nella ripresa si è letteralmente scatenato, siglando una splendida doppietta che ha permesso alla Civitanovese di ribaltare un match diventato a quel punto, si era a metà ripresa, ad alto coefficiente di difficoltà. Il Riccione, infatti, trovato il gol, si stava difendendo egregiamente, un po' con mestiere molto con grinta, che talvolta sfociava nell'agonismo più puro. Nella sua ragnatela i rossoblù si sono un po' persi, complice la luna storta di qualche protagonista. Nel secondo tempo la Civitanovese ha tirato fuori gli artigli e certo le prodezze personali di Traini, ma giusti meriti ad una squadra che per determinazione assomiglia sempre di più al suo allenatore. Insomma, primo tempo nervoso, secondo tempo dominato dalla voglia e da Traini. Analisi condivisa da Umberto Antonelli. Abbiamo fatto un primo tempo sicuramente così, molto, molto frenetico, come hai detto giustamente, però poi la volontà c'è stata sempre quella di fare la partita e il secondo tempo l'hanno anche messa più in campo, anche più, cioè si è concretizzato qualcosa di più e poi Traini ha fatto il suo, grande partita, grande prestazione. Avversario molto ostico, ma lo si sapeva. È stata una delle poche squadre che è riuscita a fermare la corsa del Teramo, quindi non è un caso, una squadra che ha corso per i 90 minuti, faceva pressione a tutto campo, quindi credo che poi anche loro c'ha una bella torre lì davanti che alla prima occasione ci ha castigato e quindi non era facile, lo sapevamo, probabilmente noi il fatto che sapendo che era così non facilissima abbiamo anche sofferto di più. Questo è il primo tempo, eravamo molto più non lineari, non sciolti e quindi ci ha condizionato un po' più il primo tempo. Con un pensiero a Vacca Traoré, le cui condizioni sono stazionarie, andiamo al racconto della partita. Subito un paio di iniziative rossoblù, traversone di Stefano Mandorino per Buonaventura, anticipato. Attivo Fabi Cannella, avanzato sulla linea di centrocampisti con Fabio Mandorino, difensore di fascia sinistra. Ma dopo qualche errore ed uno strisciante nervosismo al 22esimo, il Riccione passa in vantaggio. Iniziativa sulla destra di Sartori, cross preciso, stacca di testa Stefanelli, la specialità della casa, e da quella posizione Rivnak non può davvero far nulla. Ringhia la Civitanovese, 24esimo, angolo di Mandorini, inzuccata di Bolzan che sfiora il palo. I romagnoli insistono, testa di Notari, stavolta l'estremo rossoblu blocca senza problemi. Perla arbitrale alla mezz'ora, fischiato un fuorigioco su rimessa laterale. Già, si vede anche questo, speriamo sia stata solo una distrazione. La Civitanovese ci prova con volontà e grande spirito, ma è preda dell'approssimazione, forse figlia del nervosismo. Bisogna cambiare qualcosa, dentro Mongello per Fabio Mandorino e Spinaci per Marci. Fioccano i cartellini gialli per il Riccione, ma i rossoblù stentano. Undicesimo, spunto di Buonaventura. Traini anticipa Piagnerelli, ma non può fare molto di più. Ventesimo, tiro quasi di frustrazione di Stefano Mandorino che termina di poco a lato. C'è però da aspettare poco per il gol, cross di Buonaventura, perentorio stacco aereo di Traini da manuale del gioco aereo ed il pari è servito. Da mangiarsi le mani al 27esimo, sberla su punizione di Bolzan, Piagnarelli respinge come può, Paganotto portiere in angolo. Pressione rossoblu, Buonaventura dalla sinistra, smanaccia il portiere e nessuno raccoglie. Tutti all'attacco, in campo anche Filiaggi per Castracani e da un cross del nuovo entrato nasce il 2-1, ancora con Traini, ancora di testa, magistrale nella deviazione. Esplode letteralmente il polisportivo. La Civitanovese addormenta la partita e si arriva senza danni al 94esimo. Per i rossoblu i punti sono 33 in 16 partite, verrebbe da dire peccato il Teramo. Beh, sicuramente in altre circostanze, una situazione di questo genere, probabilmente con questi punti si stava primi in classifica, oggi credo siamo terzi, quindi questo è un campionato veramente difficile, ma era già scritto prima che iniziasse che era così difficile, però noi siamo più che contenti, andiamo avanti e poi domenica per domenica vediamo quello che succede. Andiamo avanti con qualche ritocco in arrivo? Ma vediamo, si sta guardando qualcosa perché qualche uscita c'è stata, quindi vediamo, chiaramente se deve essere ritocco significa qualcosa che faccia rafforzare la squadra, se troviamo qualcosa di questo lo facciamo.